Perché così tante persone si stanno dimettendo dal proprio posto di lavoro e tante altre invece non riescono a trovare un lavoro? Avete mai sentito parlare delle Great Resignation? Significa letteralmente grandi dimissioni ed è un fenomeno globale che sta portando milioni di persone in tutto il mondo ad abbandonare il proprio lavoro. Pensate che secondo i dati ufficiali negli Stati Uniti sono oltre 20 milioni le persone che si sono dimesse nel corso del 2021. E anche in Italia, dove chiaramente la popolazione è molto minore, il dato però è significativo, perché secondo il Ministero del Lavoro oltre 485.000 persone hanno rassegnato le proprie dimissioni nel corso del 2021 ed è un numero importante perché è pari ad oltre l'85% in più rispetto all'anno precedente, il 2020. Nelle scorse settimane, quindi, ho chiesto al The Rev Lab, che è l'osservatorio sul digitale della mia azienda, di dare un'occhiata per capire come l'argomento fosse passato sul web e sui social media. E sinceramente siamo rimasti molto stupiti quando ci siamo resi conto che, per quanto si tratti di un evento comunque sociologicamente rilevante, sia passato tutto sommato molto in silenzio. In Italia di dimissioni si torna a parlare ciclicamente, ma senza particolari exploit. Recentemente c'è stato un lieve aumento del numero di articoli pubblicati sull'argomento, proprio dovuto alla notizia delle Great Resignation, ma anche in questo caso le interazioni poi da parte degli utenti non sono altissime, raramente superano le 8.000, molto più spesso si attestano tra le 500 e le 1000 e questo ci dice che l'opinione pubblica non è poi così tanto interessata o forse pronta a riflettere su questo fenomeno. Dall'altro lato invece, analizzando le query di ricerca su Google, viene fuori un dato che forse potevamo aspettarci, e cioè che le più cercate sono come si danno le dimissioni e qual è il preavviso. E non ci stupisce proprio perché se 485.000 persone si sono poi dimesse nel corso dell'anno, chissà quante altre ci hanno anche solo pensato e sono andate ad informarsi, magari poi decidendo di non farlo più. Se di questa tendenza si parla ancora poco, succede al contrario per altri due fenomeni legati al mondo del lavoro. Da un lato quello dei giovani, che non riescono a trovare un lavoro dopo la laurea e a costruirsi una carriera, dall'altro lato invece quello degli imprenditori e datori di lavoro che puntualmente lanciano l'allarme perché non riescono a trovare manodopera da assumere. Quante volte vi è capitato di leggere di quegli imprenditori che promettono stipendi stellari, ma poi dichiarano di non riuscire a trovare nessuno che vuole accettare il lavoro? In moltissimi casi sono situazioni che vengono smentite quasi subito dalle inchieste giornalistiche perché dimostrano che di stellare c'era ben poco in quegli stipendi e che anche magari la situazione a livello contrattuale non è proprio idilliaca. Bisogna però dire che esiste un reale problema di mismatch, ovvero di mancato incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, e questo è dovuto molto spesso alla tipologia delle posizioni vacanti. Soprattutto in una fase di ripresa economica, i settori che crescono maggiormente sono di tipo manufatturiero e non dei servizi. Parliamo quindi della produzione di beni che richiedono manodopera semplice o specializzata e figure di tipo tecnico o scientifico. Qui il problema è anche di tipo culturale e investe il mondo dell'istruzione, perché ad esempio in Italia sono sempre meno i giovani che scelgono una formazione tecnica e sono sempre meno le persone disposte ad accettare un lavoro con un'attività particolarmente faticosa a fronte di una remunerazione che poco si discosta ad esempio dal reddito di cittadinanza. I sussidi dello Stato infatti sono additati come uno degli ostacoli principali e responsabili della carenza di lavoro e staremo a vedere se le recenti misure introdotte dal governo, come quella di decurtare il reddito a chi rifiuta delle offerte di lavoro, riuscirà in qualche modo ad arginare questo problema. Certo, poi bisognerebbe far funzionare a dovere i centri per l'impiego, ma quella è tutta un'altra storia. Come si vede, la questione è molto complessa e nel mondo ci sono centinaia di sociologi che stanno provando ad interpretare e spiegare quello che sta succedendo. Certo è che negli ultimi anni abbiamo visto l'ascesa di un nuovo concetto nella sensibilità delle persone che sta stravolgendo le dinamiche e i meccanismi economici. Sto parlando del benessere. Una volta, infatti, le grandi battaglie sindacali si concentravano e si limitavano a delle condizioni oggettive di lavoro, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alle discriminazioni che avvenivano sulla base di razza, genere, orientamento politico e soprattutto di stipendio. Oggi invece non è più così. Secondo l'ultimo report Salary Satisfaction di un osservatorio che si chiama Job Pricing, tra i motivi per cui i dipendenti restano fedeli ad un'azienda, la busta paga è all'ultimo posto.
Ai primi posti invece ci sono le relazioni personali, l'ambiente di lavoro e soprattutto un giusto equilibrio tra quella che è la vita professionale e la vita privata. Insomma, vogliamo stare bene da tutti i punti di vista, anche da quello emotivo e mentale, e anche questo fa parte di un nuovo concetto di salute che è andato crescendo negli ultimi anni. Vi ho già detto che le conversazioni sui social, così come gli articoli pubblicati, le ricerche su Google e sul web, non hanno subito delle variazioni macroscopiche nel corso del 2021. Quello che però ancora non vi ho detto è che secondo le nostre analisi la regione italiana, che ha mostrato una maggiore tendenza e interesse al tema delle dimissioni da lavori a tempo indeterminato, è la Lombardia. Certo, la Lombardia è anche una delle regioni con il più alto tasso di occupazione in Italia, però la Lombardia, Milano in particolare, è ben nota come territorio di lavoro matto e disperatissimo, ad alta competitività e molto stressante. Quindi può essere considerata anche un po' una cartina al tornasole di quella che è una necessità sempre crescente di trovare dei tempi, dei ritmi e delle dinamiche di lavoro di maggior qualità. Personalmente credo che un collaboratore scontento sia un costo e non un vero investimento per l'azienda e per questo motivo cerco sempre di mettere i miei dipendenti in una condizione di comfort, che non vuol dire proteggerli dalle sfide ed evitare che affrontino delle sfide, ma al contrario significa metterli in condizioni di affrontarle con serenità e con gli strumenti giusti. A partire dall'ambiente di lavoro e dall'atmosfera che si respira in ufficio, dalla flessibilità nell'andare incontro a quelle che sono le esigenze personali di ciascuno, alla libertà di confrontarsi in qualsiasi momento con un superiore ed essere coinvolti nelle decisioni strategiche. Solo in questo modo, a maggior ragione nelle aziende in cui creatività, passione e dedizione fanno poi la differenza sull'output e sulla qualità finale, credo che le persone riescano a dare il meglio di sé e a generare un vero valore aggiunto. Forse questa grande ondata di dimissioni a cui stiamo assistendo porterà molti altri imprenditori e dirigenti d'azienda a riflettere sul mondo del lavoro che abbiamo costruito e a un certo punto a rivedere la relazione con i propri dipendenti. Perché gli ultimi 20 anni ci hanno chiaramente mostrato che nessun grande brand di successo nel mondo è stato costruito sulla base di relazioni disfunzionali con il proprio team. Oggi questo ce lo sta letteralmente urlando tutto il mondo.